quanto ritieni sia importante il cambiamento anche all'interno dell'attività di un investitore immobiliare? Charles Darwin ha scritto: non sopravvive il più forte né il più intelligente, ma soltanto chi è più predisposto al cambiamento. Anche per svolgere la nostra attività è necessario essere predisposti al cambiamento. Una volta i cicli immobiliari erano molto più ampi, oggi si sono ristretti notevolmente, quindi anche per chi fa l'attività di investitore immobiliare è necessario essere predisposti al cambiamento. Questi sono tre suggerimenti che applico alla mia attività per cercare di essere più flessibile e più predisposto al cambiamento. Il primo è fermati. Di tanto in tanto ritagliati qualche giorno, fermati un attimo per guardarti, per guardare la direzione che stai percorrendo, per guardare le attività che stai svolgendo, se sono realmente in linea con quello che sono i tuoi obiettivi e in linea con quello che è il mercato in quel momento. Il secondo è analizza. Prendi un attimo i dati, gli storici del tuo ultimo anno di lavoro, dai un'occhiata se stai migliorando, se invece ci sono delle zone nelle quali potresti ancora migliorare, quali sono i cambiamenti che potresti apportare. In più, dai un'occhiata anche a quello che succede all'esterno. Internet su questo ti dà una grossa mano, quindi hai la possibilità di vedere se si stanno sviluppando nuove opportunità, se la direzione nella quale tu stai andando è ancora ok, oppure se è necessario apportare qualche modifica. Il terzo è decidi. Dopo esserti visto dall'esterno, dopo aver verificato qual è la situazione attuale del mercato, puoi scegliere se continuare nel modo in cui stai andando perché le cose stanno andando bene, oppure se apportare qualche piccola modifica per migliorare quello che stai facendo, o addirittura in situazioni più estreme cambiare decisamente la modalità operativa. Questo ti permetterà di essere sempre focalizzato e concentrato su quello che è il mercato. Certo, cambiare non è assolutamente semplice, anzi abbiamo sempre delle forze interne che ci bloccano e cercano di mantenerci all'interno di routine che svolgiamo quotidianamente. Però i tempi stanno cambiando, il mercato immobiliare sta cambiando e se vogliamo continuare ad operare in questo settore è necessario che anche noi ci predisponiamo al cambiamento.